Ciao amici, ciao! Eccoci ancora insieme, alla scoperta sempre di nuovi luoghi, quindi partiamo con il viaggio di oggi. Nei confronti delle altre miniere dell'Iglesiente, ormai può essere ricordata come minore, nel senso che non brillò mai di luce propria, ma vi si attorno alla fama di altre più celebri come Rosas e Monteponi appunto. Situata non lontana da Villa Massargia, a breve distanza dalla sorgente di Zinigas e prossima al corso del fiume Cigerri, avrebbe iniziato a funzionare per la produzione di misti piombo-zinciferi attorno al 1872, allorquando ne venne effettuata la concessione ad una cosiddetta Società degli Orbi, da cui avrebbe poi preso il nome. Progetti dei titolari, alcuni dei quali proprietari dei terreni, non vengono valutate nella maniera dovuta le difficoltà connesse al trasporto delle produzioni, stante la mancanza di collegamenti stradali con i porti. Anche alcuni accordi collaborativi con la vicina miniera di Rosas e con il suo direttore, l'ingegnere Umberto Cappa, non sarebbero riusciti a dare buoni risultati, stante le difficoltà connesse alla conduzione. Così nel 1893 la miniera passò agli inglesi della United Mines Ltd, che ne migliorarono le attrezzature e ne realizzarono i lavori. Ma la loro presenza non durò che 14 anni, poiché nel 1907 l'italo-francese Pertusola ne assunse la titolarità e la gestione, che tenne fino all'inizio degli anni 40. Poco dopo, per iniziativa della società mineraria di Monteponi e del suo direttore ingegner Enrico Musio, furono riprese le ricerche per meglio definire le potenzialità del giacimento, con risultati abbastanza positivi. Così, dopo la fine del conflitto mondiale, d'intesa con la Monteponi, sarebbero ripresi i lavori estrattivi come società della miniera di Orbai. Purtroppo anche in questa occasione i risultati non furono soddisfacenti e dopo pochi anni, attorno alla metà degli anni 50, la miniera venne definitivamente chiusa e la concessione revocata.
primi anni 90 fu avviata la riqualificazione dell'intero sito, con notevoli investimenti da parte del Parco Geominerario e della Regione Sardegna, con il risultato di nuovo abbandono. Tale problema della gestione dei siti minerari restaurati sembra ormai comune a tutte le aree minerarie che rischiano un nuovo abbandono, a causa dell'incapacità cronica delle istituzioni preposte di valorizzare i siti dal punto di vista turistico. Il sito di Orbai è parte integrante del Cammino di Santa Barbara, un itinerario storico, culturale e religioso nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, lungo gli antichi cammini minerari del Sulcisi Cresiente Guspinese. km in 30 tappe nella terra più antica d'Italia, tra mare, monti, miniere, attraverso 8.000 anni di storia. Il nostro viaggio di oggi finisce qui, quindi arrivederci, anzi, asibiri.